Allora, la filosofia Jaina e queste due correnti sono coeve, cioè appartengono più o meno alla stessa età storica e per qualche verso si assomigliano, anche se ci sono delle sostanziali differenze. Una cosa che li accomuna però fondamentalmente è questa, che sorgono nel periodo upanishadico, risentono dell'influenza delle Upanishad, e voi sapete che il buddismo stesso, pur disconoscendo quelle che sono poi tutte le tesi e teorie delle Upanishad, le disconosce, le rifiuta, però tutto sommato le origini le trae dal periodo upanishadico, quindi in qualche modo se ne risente l'influenza. Questa influenza upanishadica chi è che la può percepire? È lo studioso, colui che comunque ha una certa dimestichezza con queste cose, quindi magari leggendo certi passaggi sente un'eco, seppur lontana, di qualcosa che appartiene alle Upanishad, alla cultura upanishadica. E anche perché per poter rifiutare tutti gli assunti e le tesi delle Upanishad, i buddisti le devono conoscere. Per poter disconoscere quello che le Upanishad affermavano, quindi della sostanzialità, per esempio, uno delle tante, e anche l'aspetto più importante, l'aspetto fondamentale, è che esiste una sostanza assoluta immutabile. Questo è il primo punto sul quale i buddisti poi non sono d'accordo. Perché? Perché mentre in qualche modo il pensiero upanishadico risente un po', tra virgolette, di quel romanticismo che permette di utilizzare il mito, la metafora, cioè è un po' un atteggiamento speculativo della mente che va a indagare certi misteri e poi li risolve in qualche modo, anzi non li risolve, li rivela. La stessa cosa avviene anche per queste culture che appartengono allo stesso periodo. Perché? Perché ovviamente mentre il Vedanta, la cultura upanishadica, prende come punto di riferimento quell'aspetto insondabile, che non è assolutamente razionale, ma insondabile, del mistero dell'universo, del mistero dell'essere, della perfezione dell'universo. Gli Upanishad basano quindi il concetto del Brahman, è questo in realtà, no? È un'entità superiore a tutto, che tutto comprende ma che non è compreso da nulla, che tutto dichiara ma non è dichiarato da nulla. Il Brahma significava tante cose, non significava solamente quello che oggi noi dichiariamo commentiamo nelle Upanishad. Quindi era qualcosa che veniva rivelata, ma non nel senso corrente del termine. È qualcosa che dava appena un'idea, come un velo che io metto sul corpo, rivela solamente quelle parti del corpo sul quale il velo è appoggiato. E allora posso vedere un pochino quella che è la struttura sommaria, ma quelle parti che non appoggiano sul velo e che sono invece in profondità, come potrebbe essere una parte del corpo, quelle me le immagino, il velo non me le svela, non me le fa rendere note, e quindi devo immaginare, devo spostare il velo e rimettere in un altro modo per poter capire ancora un altro aspetto, un altro tassello di quella realtà o di quella teoria. Quindi in qualche modo le Upanishad sono questo, no? Il buddismo è razionale, si basa soprattutto su un aspetto pragmatico della realtà, anche se noi utilizziamo il romanticismo buddista, perché poi è stato un influsso che ha determinato molto l'orientamento del buddismo moderno, però il buddismo è meno romantico da questo punto di vista delle Upanishad, perché le Upanishad, ripeto, vanno ad indagare attraverso Buddha, attraverso l'intelletto, attraverso la speculazione filosofica. Il buddista invece vede sulla quotidianità e ti dice le cose come io le sperimento quotidianamente, così sono, e quindi è un po' più meccanicistico, chiaramente. Però per essere meccanicistico e per poter disconoscere quell'aspetto invece indagatore e rivelatore del periodo upanishadico, le doveva conoscere. Abbiamo già detto più volte che in questi consessi, in queste
circostanze dove c'erano delle discussioni. Nell'India antica c'erano questi luoghi dove c'erano degli incontri e degli scontri filosofici e già abbiamo visto come fossero accettati non solo rappresentanti di una scuola che magari aveva promosso questi incontri, ma venivano molto volentieri accettati anche gli oppositori. Quindi l'oppositore era strumentalmente funzionale allo sviluppo delle tesi diciamo, della scuola principale di riferimento. E da qui nasce proprio quel termine Purva Paksha, che è un termine sanscrito, dove c'è l'esposizione di una tesi e dove questa tesi viene contrapposta. E poi c'è un'altra tesi che contrappone la contrapposizione e così via. Solo così si riesce a sviluppare in maniera più o meno completa una tematica, solo così. Cioè cercando di eliminare tutti gli aspetti dubitativi di una tesi, perché il dubbio può avvenire sempre. Poi, come vedremo da parte di una scuola importante, andando avanti, che la realtà è sempre e comunque relativa. La verità è solo sempre e comunque relativa, perché dipende dal punto di vista nel quale ti collochi. Allora, detto questo, quindi, la filosofia Jaina, solo per essere sorta e sviluppata nel periodo in cui il buddismo pure era in auge, ha delle similitudini ma anche delle differenze. Quindi sono ovviamente in qualche modo de due scuole contrapposte tra di loro. Dal punto di vista storico, la principale differenza con il buddismo è che mentre in questa filosofia buddista il Buddha è il padre del buddismo, perché lui lo mette in essere sulla base della propria esperienza, che poi lo porterà ad essere un illuminato o un risvegliato, come il termine Buddha etimologicamente significa. Quindi il buddismo è diciamo, una filosofia, una religione che nasce da lui, nasce con lui, così come il cristianesimo nasce con Cristo. Nel Jainismo la filosofia è perenne, nel senso che il principale Tirthankara sono i profeti diciamo, del jainismo, sono solamente dei personaggi che hanno ottenuto una illuminazione, e vedremo poi chi potrà illuminarsi andando avanti nello sviluppo di questa conoscenza jainista. Ma sono dei personaggi che non hanno inventato nulla, quindi il jainismo, la religione o la filosofia jainista non è di loro proprietà, sono solamente persone molto dotate, persone e personaggi speciali, ovviamente, alcuni di questi mitologici, perché comunque alcuni di questi, come per esempio il Aristanemi, che risale alla la cui esistenza risale a circa 84.000 anni prima di Mahavira, che è coevo al Buddha, quindi sempre intorno a circa VI secolo avanti Cristo, più o meno, V, VI secolo avanti Cristo. Non esisteva la storiografia, non esistevano le scritture, non esisteva niente. Quindi questo Aristanemi è ovviamente un personaggio mitologico, perché chi può decidere con precisione che questo visse 84.000 anni fa? Cioè, è assolutamente un personaggio così mitologico. Però fa parte della dottrina jainista. Questo perché? Perché più è antico il personaggio e più prestigioso è prestigiosa è la scuola filosofica a cui appartiene. Allora, questo Vardhamana Mahavira significa eroe, grande eroe, Vira significa in sanscrito eroe, quindi il grande eroe, come il Buddha era il grande illuminato. Questo Vardhamana Mahavira è il loro ultimo profeta ed è quello che viene venerato. Quindi, come vi ho detto, la religione Jaina è eterna ed è stata rivelata una volta per tutte, una volta per tutti in tutti gli interminabili periodi successivi del mondo e da innumerevoli Tirthankara. Tirthankara è un termine che significa profeta. I jainisti appartengono a due sette fondamentalmente, quindi sono due sette che poi hanno subito uno scisma, probabilmente prima era una sola corrente filosofica, poi come in tutti gli sviluppi delle correnti religiose intervengono necessariamente gli scismi, ma anche qui la parola scisma è da prendere con le molle, perché
specialmente nel buddismo, noi adoperiamo sempre allora il Mahayana e l'Hinayana, cioè il grande veicolo, il piccolo veicolo. Il Mahayana, il grande veicolo, è quello al quale appartiene il 14° Dalai Lama, di cui abbiamo parlato prima. L'Hinayana è quello che invece è presente in Sri Lanka ed è buddismo Theravada, sono gli anziani in qualche modo, sono quelli che hanno mantenuto fondamentalmente la stessa identità religiosa tradizionale e non si sono mossi da lì. Mentre il Mahayana si è sviluppato ed ha abbracciato una visione molto più ampia del mondo al quale appartiene appunto questo Dalai Lama. E normalmente i testi di storia dicono a causa di uno scisma. Non è uno scisma perché nonostante ci siano una diversificazione, si rispettano reciprocamente. Gli aderenti al Mahayana e gli aderenti all'Hinayana o ai Theravada si rispettano e anzi delle volte portano avanti determinate tesi contrarie, quindi non è un vero e proprio scisma, è una separazione ad una diversità di visione più particolareggiata. Noi quando diciamo di scisma, noi intendiamo nel cristianesimo scisma tra ortodossi e protestanti, capite? Quello è uno scisma vero e proprio, ma lì ci sono delle radicali diversità, delle radicali e profonde spaccature, cosa che non avviene in questi jainisti e che però comunque si separarono tra di loro, diciamo dottrinalmente parlando, dando luogo a due correnti, gli Shvetambara. Shvet significa bianco in questo caso, quindi coloro che sono vestiti di bianco, solo abiti bianchi, e i Digambara che viaggiano nudi, che si spostano nudi. Ora, la nudità, questo concetto della nudità è molto presente nella filosofia indiana in India. Se vi capitasse di stare in India, magari a Varanasi, o in uno di quei paesi dove avviene il Kumbh Mela, che è una festa religiosa che avviene ogni 12 anni, dove ci sono delle adunate oceaniche di migliaia, migliaia, centinaia di migliaia di fedeli che provengono da tutta l'India, oltre che dall'Occidente per studiare. E generalmente sono a Varanasi, Allahabad, Nashik, sono città sacre dove praticamente in qualche modo si materializza il divino e sono normalmente alla confluenza di più fiumi. Quindi vedete questa enorme marea di persone che si buttano nell'acqua per lavare tutti i peccati, ma non un lavaggio che avviene quotidianamente quando un indù ortodosso si sveglia la mattina, va nel Gange o in qualche fiume sacro e si fa il bagno ritualmente parlando. Lì c'è proprio una marea di gente che si butta e ci sono purtroppo degli incidenti anche mortali a volte per questa marea di persone. E allora, quindi dicevo questo, che potreste assistere anche a tanti personaggi, vedere tanti personaggi che sono completamente nudi. La nudità in qualche modo non è sconcia in India. Nessuno si meraviglia di una persona nuda, di un asceta nudo, perché la nudità sta a rappresentare proprio la volontà di essere nudi al mondo, quindi di aver abbandonato tutti quegli abiti che, metaforicamente parlando, nascondono la sacralità di un'anima. Okay? Quindi la nudità ha questo significato. E quindi Digambara nudi e gli Shvetambara sono vestiti di bianco, quelli ancora più, diciamo, tradizionalisti, perché non solo questi si vestono di bianco, che comunque per antonomasia il bianco è la purezza, no? Indica la purezza, l'incontaminazione, eccetera, quindi si riferisce alla loro anima, al loro spirito di elevazione. I Digambara ancora di più, no? Manco il bianco, cioè non voglio proprio niente, sono nudo di fronte all'essere, di fronte alla realtà. E quindi Digambara sono più tradizionalisti e danno delle linee dottrinali che sono molto molto intransigenti. E cioè sono i santi perfetti, i Tirthankara, vivono senza cibo. Ma è anche vero che questi sono ovviamente delle metafore, perché anche il Buddha si disse che un periodo della propria vita campava con un chicco di riso al giorno. Sono delle affermazioni che vogliono rasentare un po' l'assurdità, ma che sono prese
però rocolato da tutti i fedeli che seguono quella tradizione. Quindi i santi perfetti, come i Tirthankara, vivono senza cibo, no? Poi c'è una questione che potrebbe essere anche un'occasione di questo cosiddetto scisma. Allora, Mahavira, che è l'ultimo Tirthankara, l'ultimo profeta in ordine di tempo, sembra che sia nato da una donna di umili origini. Quindi beh, voi sapete che c'erano le caste, quindi erano imperanti ancora le caste. Anche se poi le caste non sono state riconosciute da questa religione, però comunque c'erano le caste in India. Quindi questa donna, Devananda, era probabilmente una fuoricasta, una di bassa casta, e diede la nascita a questo che diventerà poi il profeta. Perché diventa il profeta? Perché non è che come Cristo che deve nascere la opera dello Spirito Santo in una donna immacolata come la Madonna. Qui siamo fuori. Qui vi ho detto che Tirthankara sono profeti, sono persone normali come il Buddha, ovviamente eccezionali perché alla fine hanno un destino eccezionale, persone elevate che si dimostreranno persone elevate, che però possono avere un'origine umile e anche impura, come nel caso della madre impura di bassa casta come Devananda. Allora sembra che alla fine, siccome questo poteva essere nel periodo sociale in cui si viveva oggetto di scherno da parte di altre sette o di altre religioni, ci si inventò quel credo. Mi arrogo l'ipotesi di dare come scontato questo, ma è l'unica cosa plausibile che uno può pensare. Si inventò il fatto che l'embrione che stava impiantato nel grembo di Devananda di dime origini fosse stato prelevato a opera di chi non lo so e immesso nel ventre di una donna di nobili origini, di Trishala, che era una regina. In questo caso la nascita di Tirthankara, dell'ultimo Tirthankara, ossia di Mahavira, aveva una nascita regale. Così come il Buddha nacque da una famiglia regale. Il Buddha non nasce da una famiglia povera, anche se lui poi predica la povertà, capite? Cioè è una rinuncia alla ricchezza, è una rinuncia ai fasti, è una rinuncia al benessere per poter invece percorrere la strada di quello che sono le sofferenze, che poi rappresenteranno il principale motivo, leitmotiv del buddismo. La vita è sofferenza. Però il Buddha la sofferenza la patisce, la sperimenta su di sé. Ecco perché il buddismo è una religione pratica, pragmatica, perché non nasce da una rivelazione divina, ma nasce dalla quotidianità. E ovviamente il Buddha fa esperienze di tutto, fa esperienze dello yoga e a quanto pare lo yoga non gli risolve niente, fa esperienze del forte ascetismo e a quanto pare non gli risolve niente, fa uso degli sfarzi e non risolve niente, alla fine dice io non devo ricorrere alle cose che sono fuori di me, ma devo costruire dentro di me, devo entrare in profonda meditazione e risolvere dentro di me queste contraddizioni della vita stessa, e alla fine riesce nel suo intento. Però sempre da famiglia regale nasceva. Ora vi ho detto che il jainismo e il buddismo sono coevi. Volete che a fronte di questa nascita regale del Buddha i jainisti ammettessero una nascita umile di Mahavira? Erano concorrenti, allora ci si inventa che quello prende qua, prende il semino e lo mette da un altro ventre. Hanno precorso i tempi, esatto, hanno precorso i tempi anche in questo. Quindi, allora, questo è il secondo assunto dei Digambara. Poi il terzo è che un monaco che mantiene qualsiasi tipo di proprietà o veste abiti non potrà mai raggiungere la liberazione. Quindi se tu hai delle proprietà, anche piccole proprietà, come potrebbe essere una capra per il latte, una mucca, un vestito, non tanto una capanna, una casa, tu non potrai mai, quindi devi vivere nella totale assenza, non di povertà, ma assenza di proprietà, che è diverso. E l'ultima plateale è che nessuna donna potrà mai raggiungere la liberazione. Andiamo ai fondamenti dell'ontologia jainista. Allora, e qui ovviamente entriamo in discussione sulle teorie dei fondamenti dell'ontologia Jaina. Allora, e sono abbastanza interessanti. Io adesso l'aspetto un po' così,
come dire, folcloristico può essere interessante, ma a noi interessa soprattutto quello che è lo sviluppo della teoria e della dottrina di queste sette religiose. Allora, una cosa può assumere svariate forme e sottostare a diversi cambiamenti. Questo è un dato di fatto, no? Una cosa può assumere svariate forme, quindi un materiale plastico può essere utilizzato per fare determinati oggetti, quindi può assumere quella forma, quell'argilla, quella plastilina, quella materia, no? Che può essere anche il ferro quando viene trattato dal fabbro e così via, può sottostare a determinate forme e assumere diversi cambiamenti, come la forma di una caraffa, un tegame, una brocca, un bicchiere, ma la sostanza del materiale con il quale gli oggetti vengono modellati resta invariabile. E questo diciamo che è abbastanza accettabile, è una sostanza che rimane invariabile. Ma vedremo che è fondamentale come contrasto al buddismo stesso. Mentre per i jainisti solo la sostanza è reale, i cambiamenti sono mere apparenze. Quindi non hanno una sostanzialità e una concretezza, sono semplicemente delle apparenze, quindi non può essere spiegata dal punto di vista ontologico la presenza di una forma che varia. Quindi solo la sostanza tangibile come l'argilla, eccetera, e i cambiamenti sono delle vere e proprie illusioni. Ciò che noi chiamiamo tangibilità, visibilità o altre qualità sensoriali non possiedono un'esistenza. Ma perché non possiedono un'esistenza? La tangibilità. Andiamo un po' a vedere un istante. Perché la tangibilità, la capacità visiva sono solamente delle qualità che non possono essere affidabili? Non sono reali, nel senso come è reale la sostanza. Cioè, se io prendo un blocco di argilla, la sostanza atomica, va bene? Quella non cambierà mai, può essere sottoposta a determinati cambiamenti, perché con l'argilla ci faccio un vaso, una brocca, una statuetta, una figurina, eccetera, eccetera. Però mentre l'argilla, io dico l'argilla o la plastilina, oggi si adopera la plastilina con i bambini, mentre quella è solo sostanziale, le altre che cosa sono? Sono dei prodotti che io, di cui mi rendo conto toccandoli, vedendoli, assaggiandoli, sentendone la consistenza, cioè quel contatto tra quella forma e i miei organi sensoriali. Allora, perché non sono, diciamo, fondamentali, nel senso che sono mere illusioni, dal punto di vista poi alla fine ultimo? Perché sono immateriali, non sono materiali, quindi Beh, una certa portano una materialità ce velocità. l'hanno, io vado ancora più in fondo, Sono perché legati comunque a. questa è una forma di una plastica, del materiale plastico, va bene? È stata fatta con della plastica. Però la sento, la Sono vedo. suscettibili di interpretazione, cioè Brava. possono Sì, essere esatto, esatto. quello Sono infatti. solamente le interpretazioni soggettive. Soggettive, l'organo di sensazione è Un soggettivo. daltonico non dirà che questo è nero, dirà che magari è di un altro colore che assomiglia al nero. Una persona che non ha la capacità tattile sentirà: no, a me mi sembra ruvida, cioè, e così via, capite? Uno che non ha gusto, eccetera, sentirà: a me sembra salato, no, a me mi sembra dolce. Sono soggettive, quindi la tangibilità è solamente della sostanza. Tutte le altre sono mere apparenze, perché possono essere interpretate diversamente da ognuno. E allora qual è quella giusta? Non ci sta quella giusta, non c'è, non esiste. I buddisti che dicono che non esiste una sostanza reale, dicono esattamente il contrario. Non esiste una sostanza reale, ma la realtà è solamente quella delle apparenze, cioè della successione del tempo. Perché io mi rendo conto che questo adesso è sano, se cade per terra è rotto, e poi se ci visto sopra diventa una bottiglia, tanto per fare un esempio. Quindi l'empirismo quotidiano mi porta a questo. Quindi il buddismo dice: è vero solamente la somma meccanica delle esperienze. Non esiste una sostanza. Perché? Ma questo perché? Perché la scuola vedica, upanishadica, diceva: esiste una sostanza immutabile che è il Brahman. Non cambierà mai, risulterà sempre immutabile, quello è il Brahman. Ma i buddisti dicono: dove sta il Brahman? Io vedo solamente le cose che scaturiscono dal Brahman. Vedo un cavallo, un asino, una pecora, degli uomini.
dei pascoli, delle montagne, delle case. Quelli sono prodotti di Maya, cioè del Brahma che si sviluppa nel mondo. Ma quelle vedo, le sommo, sono, la vita è una somma meccanica di queste esperienze. Quindi una visione meccanicistica del buddismo a fronte di una visione invece, diciamo, più sottile dei Jaina, dell'Upanishad. Però i Jaina, attenzione, questo è il loro fondamentale assunto, ma non si metteranno in totale contrasto né con le Upanishad né con i buddisti, ma cercheranno di mediare una via di mezzo. Adesso lo vedremo. Una via di mezzo. Quindi non dicono che quello ci ha tolto completamente. Perché? Ma perché questo? Perché vivevano insieme a queste scuole. Quindi Jainisti, Upanishad e buddisti sono le scuole principali che dovevano convivere. I Jainisti, avendo una visione, diciamo, intermedia, mediavano a quelle che erano le teorie contrastanti sia del buddismo che delle Upanishad. Allora, quando rifiutano gli Upanishad, non ritenevano vero che cosa? Che non ci fosse una sostanza permanente, ma semplicemente il cambiamento di qualità. È falso, perché questo è detto dai buddisti. Loro rifiutano in totale, rifiutano completamente la visione upanishadica e rifiutano in toto, così come è espressa, la visione buddista. Prendono mezza dell'una e mezza dell'altra. Capito? Allora, la visione upanishadica che dice? La visione upanishadica dice solo la sostanza reale e le qualità sono semplici e temporanee apparenze. Questo dice l'Upanishad. La sostanza è reale e le apparenze, che poi nel gergo viene definito maya, illusione, le apparenze sono solamente illusione. La sostanza, il Brahman, è reale. Quello che noi vediamo nel mondo non è altro che una veste del Brahman. È un'illusione. Ecco perché da qui deriva che il mondo è illusione. Noi siamo falsamente coinvolti in questa eterna illusione. Ci immergiamo, come fa il Purusha in Prakriti, si immerge nell'illusione di Prakriti e crede di essere Prakriti, così come facciamo noi. Non sappiamo che esiste solamente la realtà ultima, che è il Brahman, che è vero che si esprime con questi vestiti, cioè la vita, la quotidianità, gli oggetti, le persone, la sofferenza, la morte, il desiderio, la soddisfazione, e questi sono solamente vestiti che adopera il Brahma, ma sono delle illusioni. Perché sono delle illusioni? Perché tutto alla fine muore, tutto alla fine al termine finisce, si esaurisce. Ecco perché sono illusioni. Solamente il Brahman rimane. Così come noi, quando prendiamo un vestito e lo mettiamo per 10, 15, 20, 30 anni, alla fine sto vestito è talmente logoro che muore, lo buttiamo. Così come il nostro corpo, capite? Quindi tutto quello che noi viviamo nel mondo, questa è una visione molto ascetica della realtà, tutto quello che noi viviamo nel mondo è una pura illusione. Soffriamo. Perché soffriamo? Perché ci identifichiamo con quello che muore. Noi non siamo consapevoli della nostra eternità, dell'anima, dell'atman. Non siamo consapevoli di questo. Quindi ci consideriamo come oggetti, anche se viventi, che hanno una nascita, uno sviluppo e una morte. Se continuo a identificarmi con il corpo. Se continuo a identificarmi con il corpo, vuol dire che continuo a identificarmi con tutto ciò con cui il corpo interagisce, cioè la società, la vecchiaia, la morte, la malattia, il benessere, la sofferenza. Quindi, ecco, allora, mentre la realtà ultima, l'Atman o il Brahman, è la sostanza immutabile, le altre cose sono illusioni. Ho fatto questo discorso per farvi capire qual è la visione upanishadica. E i Jainisti dicono: no, non ci sta bene questo, almeno non ci sta bene in blocco. Poi potremmo parlarne, ma così come voi la esprimete, non ci sta bene. Cioè che esista una sostanza immutabile, eterna, e che tutte le altre cose siano invece delle cose pure illusioni. Poi, parlando dei buddisti, il Jainista dice: e io non credo neanche, secondo me, che non c'è una sostanza permanente, come affermano, tipo non c'è un Brahman, e che invece tutte le altre apparenze sono vere. Non accetto neanche questo, capite? Quindi non gli sta bene né l'uno né l'altro. Ecco, entrambe dicono, entrambe sostengono i Jainisti,
contengono alcuni elementi di verità. Tutte e due le tesi a confronto contengono alcuni elementi di verità, ma non l'intera verità. Alcuni elementi, mezza verità le Upanishad e mezza verità i buddhisti. Infatti, perché afferma questo? A fondamento della sua affermazione dice: primo, alcune qualità appaiono e restano immutabili. Prendiamolo così come ce lo dicono. Alcune qualità appaiono, però restano immutabili, non si modificano. Altre qualità sono generate e altre vecchie qualità vengono distrutte. Cioè la sostanza, una qualità è mutabile. Una qualità viene generata e un'altra qualità viene distrutta. È vero quindi che le qualità cambiano costantemente, ma alcune di loro non sono mutevoli. Così come quando viene fatta una caraffa. Allora, cosa succede quando io costruisco una caraffa? Primo, la zolla di argilla è stata distrutta, è vero? Perché una zolla di argilla, quando faccio una caraffa, la zolla è stata distrutta, non esiste più, ok? Quindi una caraffa è stata generata e l'argilla è permanente. Capite? La qualità della zolla di argilla è stata distrutta, quella è una qualità. Quando io vedo una zolla di argilla, la vedo così, ma è una qualità, quindi è stata distrutta perché non la vedo più. Sono gli organi di senso che vengono a contatto con quella qualità, ma non sto parlando della sostanza. Capite? Allora, siccome i buddhisti dicono che le qualità sono quelle, le qualità, le apparenze, quelle che cadono quotidianamente sotto i miei sensi percettivi sono solamente quelle vere. I giornalisti dicono: ma che sta dicendo? Non è così, perché una zolla di argilla è stata distrutta, quella qualità non esiste più. Dove sta? Non è, prima c'era, ma ora non c'è più. Come fai a sommare una cosa che non c'è più per l'esperienza? Perché una caraffa è stata generata, prima non esisteva e ora esiste, no? Però l'argilla è permanente. Pensateci un pochino. Media tutti e due. L'argilla permanente dice, dà ragione all'Upanishad, il Brahman è permanente. Quindi c'è sempre una sostanza permanente. Ok? Però mentre le Upanishad dicono la sostanza è permanente e tutte le altre sono illusioni, si riferisce alla visione buddista e dice praticamente: non c'è una sostanza, non c'è una qualità permanente, esistono solamente de dei mutamenti. Quindi in qualche modo media, cerca, tenta di mediare, tenta, perché anche il jainismo poi non è che alla fine è l'espressione ultima della realtà, tenta di mediare anche arrancando un pochino queste due visioni. Allora, l'argilla si è perduta in alcune forme, ha generato se stessi in un'altra, ma è rimasta permanente anche in un'altra forma. Queste non sono cose che si possono imparare a memoria, vanno maturate, maturate attraverso il pensiero, attraverso il ragionamento. Ok? L'unica cosa è che quando è discorsivamente detto così, in realtà io non mi sento dire che c'è ragione Infatti, nella realtà, perché sono tutti non c'ha ragione né l'uno né convincenti, l'altro, sono tutti ipotesi, sono punti di sono vista, e pure dacciano. convincenti Punti anche. di, e anche convincenti, è chiaro che sono convincenti, se no non avrebbero avuto la fortuna di migliaia di anni. Migliaia, certo. Sono convincente, questa è l'arte del ragionamento, perché non è una cosa che si acquisisce così, ma la devi coltivare, ovviamente. Allora, detto questo, quindi in qualche modo i jainisti si pongono in mezzo tra buddhisti e upanishadici, ok? Si mettono in mezzo e li mediano. Allora, poi ovviamente questa come dottrina ha dei vari punti fondamentali, come quello che le donne non si realizzeranno mai, no, tanti punti sui quali non si discute.